Siamo live, Hola ragazzuoli, siamo live, siamo live, siamo live. Buonasera a tutti. Intanto, sì, ok, siamo live, siamo live. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Come a me è arrivata ancora la notifica. Non ti è arrivata ancora? No. Oggi siamo live sulla mia lavagna magica e Gabriele condividerà il suo schermo più in là. Tra poco condividerà lo schermo. Sicuro che siamo live? Come no, live on feed. Come che me lo vedo? Intrattieni un attimo. Ragazzi, io controllo che siamo live. Ok, sì. Ok, ci siamo, ci siamo. Ciao Filippo. Aspettiamo qualche minutino di assestamento. Sì. Allora, io ragazzi non leggo i commenti oggi che sono qui dal telefono alla lavagna. Devo aprire per quello voglio entrare, perché sennò non riesci a aprire i commenti. Vedo che la gente arriva, le persone arrivano. Ciao ragazzi. Ok, è inquadrata la mia lavagna magica. Vieni qua. Buonasera a tutti ragazzi. Ok. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Leggiamo anche i commenti, perfetto. Vogliamo iniziare, Andrea? Certo, ragazzi. La live rimane registrata, ragazzi. È vero che siamo in pochi. Volevamo chiedere a qualcuno se ha fatto qualche lavoro, qualcosa, qualche sponsorizzata da controllare. Magari ha fatto qualche sito, qualche funnel. Qualche sponsorizzata, esatto, qualche funnel, ragazzi, qualche strategia buttata lì, una bozza, magari anche mentale, magari la facciamo insieme, la correggiamo insieme, altrimenti... Perché sennò, insomma, non c'è senso neanche l'Academy, insomma, noi siamo qui per voi, per aiutarvi a creare qualcosa, insomma, controllare. Altrimenti vediamo come evolve la situazione, altrimenti l'Academy ci saluta. Comunque, ragazzi, allora, oggi... parliamo di come strutturare un funnel, ok? Poi chiaramente dipende molto dalla strategia che andrete ad utilizzare, è diversa per un webinar, è diversa per altre cose. Comunque noi al solito in questo caso la incentriamo sempre su Builderall, quindi partiremo facendo uno schema alla lavagna, sulla mia lavagna magica, come vedete, bianchissima, e poi andremo a fare una rappresentazione grafica sullo schermo di Gabriele, chiaro? Allora, ragazzi, innanzitutto, che cos'è un funnel? Un funnel non è un imbuto, innanzitutto, ma è un setaccio, ok? Un passino, serve per filtrare esclusivamente le persone interessate, buttar fuori, quindi far trattenere le persone non interessate, le cosiddette persone non in target. Molto spesso, ragazzi, vedo che cercate di accelerare le cose, ma non dovete accelerare le cose. Capisco magari chi ha problemi di budget, che una cosa e che un'altra, capisco più che altro la paura di tra virgolette non riuscire, di sbagliare il funnel eccetera, ma se non fate le cose come vanno fatte chiaramente tutto inutile, tanto vale che non buttate più soldi in advertising perché costicchia. Allora, quindi generalmente un funnel, ragazzi, parte dalla consolidazione, quindi dalla ads, quindi scriviamo ads, ok? Anzi, da una ad, quindi una sponsorizzata, che si legge? Sì, se usi quello nero è meglio, non so se ce l'hai. Ok. Ok. Chiaramente l'ad in che cosa consiste? Consiste, ragazzi, in un testo, ossia un copy, che dice esattamente ciò che le persone troveranno subito dopo, quindi dopo l'ad ce ne andiamo sulla pagina di opt-in, ok?
Nella pagina di opt-in, generalmente, ragazzi, voi vedete la mail in cambio di cosa? In cambio, diciamo così, in cambio di un lead magnet. Il lead magnet, come dicevamo le scorse volte, può essere una qualsiasi cosa, a partire da un ebook, a partire da un webinar, e poi un videocorso, qualsiasi cosa. Ok? Ma la cosa fondamentale, ragazzi, è che date molto, molto valore nel lead magnet, ok? Perché il lead magnet, diciamo che è quello che vende, ragazzi, ok? Il lead magnet serve a vendere, non serve per parlare di Builderall, che cosa puoi fare con Builderall, serve per dire sì cosa puoi fare con Builderall, ma che cosa invece non faresti senza Builderall e che cosa faresti con Builderall, perché Builderall è indispensabile, è fondamentale, ok? Perché è importante essere online nel 2019, ok? Quindi è essenziale, indispensabile che date molto, molto, molto valore nel lead magnet, ragazzi, perché altrimenti dopo voglia fare email marketing, voglia a bombardare, le persone non vi percepiscono perché vi lasciano la mail per il lead magnet, ok? Se voi dite ok, lasciami la mail per scaricare questo ebook, per accedere a questo videocorso, dopo che cosa dite nell'ebook? Che cosa dite nel videocorso? O meglio, che cosa dite nel webinar? Se dite tutte cavolate o comunque cose senza schema, nel senso cose buttate lì a caso, ok, che non seguono un filo logico, ma più che altro che non risolvono un problema specifico e che non enfatizzano i problemi delle persone, è inutile, tanto vale non farlo. Quindi tanto vale star fermi, perché se non fate lead magnet, ragazzi, state fermi, state buoni. Ok? Quindi lead magnet, abbiamo detto, può essere un ebook, un webinar. Un video. L'audio si sente bene, Gabri? Sì, si sente tutto perfetto. Ok. Poi, ragazzi, il discorso qual è? Dall'opt-in, ok? Atterrano sulla thank you page. Generalmente atterrano su una thank you page, ok? Allora, il lead magnet lo potete mandare sia via mail e sia li fate accedere direttamente dalla thank you page. Ok? Quindi date una doppia possibilità. Sulla mail, ok, ti è appena arrivata una mail sulla thank you page, ti è appena arrivata una mail per scaricare l'ebook, per accedere al videocorso, per accedere al webinar, oppure sulla thank you page. Ti faccio una domanda, Andrea, perché comunque vedo che si risponde Mirko con Giusy. Cioè, Mirko chiede qual è il funnel migliore da promuovere con una sponsorizzazione Facebook e che genere di target consigliate? Questa è una domanda un po' generica. Di Questa è una domanda di Mirko. Mirko. Allora, non esiste un miglior funnel e non esiste un target migliore, perché che cosa promuovi? Cioè, tutto gira Penso intorno a che te. riferisca a Qual Bindero. è la strategia? Qual è il tuo target? Che cosa promuovi? Cioè, voi questo dovete capire, ragazzi. Questo è un esempio di funnel. Cioè, ad esempio, un funnel di un webinar registrato è composto da una ad, da un opt-in e dal webinar subito dopo la pagina di opt-in. Ok? Quindi anziché atterrare sulla thank you page, atterrano direttamente sul webinar. Quindi, come vedete, non ci sono regole precise da seguire. Affiliate, ok. È la stessa identica cosa. Affiliate, però, affiliate che cosa? È come se mi dici network di cosa? Di prodotti, di viaggi, di cosa? Dipende, anche lì dipende che prodotto è. E mo che risponde, te lo dico. Ok, Giusy invece? No, Giusy aveva chiesto a Giusy che tipo di. Perché Giusy ha fatto una sponsorizzata. Poi, se vuoi, dopo, se abbiamo un attimo di tempo, la vediamo insieme. Anzi, no, la Ok, vedremo sicuramente insieme. brava Giusy, brava. Quindi, Mirko, che tipo di prodotti vendi? Prodotti, servizi, Servizi. insomma. Ah, Builder lo stesso. Build lo Ho stesso, detto, beh, ok. si riferiva a Builder. Allora, per Builderall il miglior funnel, tra virgolette, perché anche lì è così composto, Michele, ascoltami bene, dalla ad, quindi dalla sponsorizzazione, le persone atterrano sulla pagina di opt-in dove chiedi la mail, ok? In cambio della mail devi offrire un lead magnet.
Io chiaramente, ragazzi, vi consiglio sempre un videocorso gratuito, ok? Sempre che voi vi rivolgiate ad una nicchia specifica, un videocorso è veramente il top del top, perché se voi date un videocorso in cui fate vedere come utilizzare Patreon, che vantaggi avranno utilizzando Patreon, ossia che possono avere visibilità online e quindi avere più clienti, avere tutto di più rispetto all'offline, però poi dovete anche fargli capire come avere più clienti, perché non è che dici ok, ti fai un sito e hai più clienti, no? Perché dopo un mese che vedono che non hanno nessun cliente in più, quelli lasciano. E quindi accompagnate a tutta la dimostrazione di Builderall, quindi a tutti i tutorial di Builderall, accompagnate anche la parte advertising, quindi come promuoversi per avere più clienti. Quindi ti servono gli strumenti che hai in Builderall per strutturarti online e poi ti serve dare visibilità a quegli strumenti. Ok? Altrimenti è tutto inutile. Quindi un videocorso in cui fai vedere come funziona Builderall, che è molto semplice, mi raccomando, punta molto sulla semplicità, perché le persone vogliono cose semplici. Già pensano che è complicato, che serve essere programmatori e tutte quelle solite idiozie lì, chiaramente, perché chiaramente non lo sanno. Però comunque il discorso è di incentrare tutto sulla semplicità di utilizzo, che non serve essere un genio. Quindi parte Builderall e parte sponsorizzata, ok? Quindi come dare visibilità a ciò che hai creato, come dare visibilità a te stesso, al tuo prodotto, ok? Dopodiché, chiaramente, Mirko, mi raccomando, concentrati, fallo bene, fallo bene, fallo bene. Deve essere un videocorso fatto bene, ok? Un videocorso, lo chiamiamo videocorso, più che videocorso sono dei video tutorial semplicissimi, però comunque chiamalo videocorso, ok? Mirko ti chiede se esiste un video semplice già pronto o ti chiede se è meglio se lo fa lui. Io Io ti consiglio, meglio, è sempre meglio che lo fate voi. È gli sempre farei meglio sfruttare il che webinar di Salvatore, Andrea. Io lo gli farei sfruttare il webinar di Salvatore. fate voi. Eh? È un'altra strategia, puoi sfruttare anche il webinar di Salvatore, però anche lì dici, ok, Salvatore, non so, non parla di advertising, mi sembra, nel webinar. No, beh, se... però sì, no, spiega come vendere, tra virgolette, il piano marketing di Builder. No, l'ultimo non ce n'è, non l'ho visto. Quindi puoi sfruttare anche il webinar, però ripeto, il webinar a quel punto accedi al webinar registrato, alla registrazione del webinar di PP, della presentazione di PP. Quindi sponsorizzata, pagina di opt-in e qui al posto della thank you page metti subito il webinar. Ok? Quindi la procedura non è questa, non serve lead magnet, non serve niente, perché alla fine il lead magnet stesso è il webinar. Quindi gli mandi poi chiaramente gli mandi anche il webinar via mail, la registrazione via mail, e poi li fai accedere direttamente dopo che ti lasciano la mail. Ok? E questo va bene. Comunque, per chiudere un attimo il discorso, poi Mirko, se hai qualche altra domanda, chiaramente falla. Da lead magnet, ragazzi, dovete portarli, spazio, dovete portarli si legge? Sì e no, nel senso dovresti Vabbè. scriverlo più alto. Ok, gioco di luci, va bene. Comunque sulla sales page, quindi dal lead magnet, fatelo bene, ragazzi. Dovete rimandare le persone sulla sales page perché l'intento del lead magnet è quello di vendere. Quindi una volta che le persone hanno visto il lead magnet, devono comprare. Se avete fatto un buon lavoro, loro vorranno comprare, non aspettano altro. Quindi rimandate sulla sales page, a quel punto lì potete vendere, chiaramente la vendita sarà la registrazione a Builderall, ok? Poi tramite email, tramite chatbot, se fate delle sponsorizzate per messaggi, quindi sia mail sia via chatbot, li bombardate per attivare l'abbonamento. Poi andate a dire targeting, ok? Il pixel va installato sulla sales page e sulla thank you page, sulle pagine del videocorso, sulla pagina del webinar, a seconda, insomma, se utilizzate un webinar, un video corto o qualche altra cosa, ok? Il pixel va installato sulle pagine del lead magnet qualora sono pagine web. Se invece è un ebook, chiaramente no, perché non è una pagina web. Chiaro? Quindi essenzialmente il discorso è questo. Altre domande? Sì, no, rispondo io a... giustamente Rumiana dice che il webinar di Salvatore non è registrato, no? Però potete fare anche...
c'è un fan che comunque li fa registrare proprio al live del webinar di mercoledì. Poi gli fate il follow up fin tanto che non arrivano alla data e all'ora del fan, inviando email o messaggi. Pure 5 minuti prima gli potete dire: guarda, sta iniziando il webinar, mi raccomando, non perderlo. E costruite una community, insomma, costruite un pubblico e poi lo portate al webinar. Esatto. Allora, a quel punto, nel caso in cui vendete il webinar di Salvatore, fondamentalmente, sfruttate il webinar di Salvatore, ragazzi, buttate le persone nella community, nel builder Pirate in Italia. Ok? Però chiaramente dopo avete già, dopo che si sono già registrati, ok? Se volete sfruttare il webinar del mercoledì. Poi chiaramente il martedì e il mercoledì bombardateli via mail, mandate newsletter. Con i chatbot broadcast a manetta, ragazzi, dovete bombardare, dovete ricordargli che mercoledì c'è il webinar. Non perderti il webinar, parliamo di online marketing questa sera. Non perderti il webinar, bla bla bla. Ok? Questo è un modo per vendere, però, fondamentalmente alle persone che sono già iscritte, quindi che si sono già iscritte a vendere. Ok? Però mi sembra che in Builder non c'è un webinar registrato di Salvatore. Sì, se non sbaglio c'è, però vabbè, poi cosomai, no, dopo quando, che adesso ero impegnato, poi glielo chiediamo. Sì, no, ma dovrebbe esserci. Quindi potete sfruttare quello, però arrivare a quel punto, sponsorizzata, opt-in, webinar. Ok? E webinar lo mandate anche via mail. Quindi, ragazzi, generalmente un funnel è questo. Poi, cosa molto importante, ragazzi, a voi non serve segmentare prima di vendere. Non vi serve a nulla la segmentazione, perché che segmentate se non sapete che cosa segmentare? Se è una segmentazione fatta bene, a voi non vi serve segmentare. Ok? L'unica segmentazione, ragazzi, che vi serve è quella col pixel, creare i pubblici personalizzati, andare a dire targeting. Quello dovete fare, basta. Non siate troppo specifici perché non serve a nulla. Non serve a nulla essere troppo specifici. È il troppo storpio, ragazzi, è così. Ripeto, non complicatevi la vita con cose complicate perché non servono a nulla. I migliori risultati, sia io che Gabriele, abbiamo avuto utilizzando cose semplici, ragazzi. Quello che vi stiamo insegnando è quello che serve. Fine. Quindi non ascoltate, no, perché ti servono qua? No, no. Più semplice è, meglio è. Ok? E questo è quanto. Poi nessuno vi vieta anche magari di fare una sponsorizzata e buttarli direttamente nel viral team. Ok? Sì, sono tutte strategie, ragazzi. Dovete... Se ti va, Andrea, gli possiamo far vedere un attimo la strategia del chi, cosa e come, così gli facciamo capire più o meno come impostare, non dico la strategia, però insomma avere un'idea base di come possono approcciarsi. Poi dopo vediamo un attimo come fare, come costruire un funnel con Canvas e poi se volete, insomma, condividiamo un po' i vostri lavori e Se gli così avete da vedere. fatto, che volete. Allora, un'altra domanda di Mirko. Beh. Per sponsorizzata, consigli di evitare qualche frase del copy? Cosa? Allora, Mirko ti chiede, per la sponsorizzata, consigli di evitare qualche frase del copy? Ed eventualmente quale genere di copy può funzionare, visto che per adesso molti promuovono il business. Scusate, ma io non, veramente non vedo. Scusate, ma non vi Non vedo proprio il Problema non è. tipo cercato. Mirko, il discorso è che capisci che né un funnel, né un copy, né una sponsorizzata così su due piedi è impossibile crearne una. Ok? Dipende a chi ti rivolge, agli affiliate marketer. Dipende da tantissime cose. Comunque, ripeto, creare una sponsorizzata così su due piedi, voglio dire, noi ci mettiamo del tempo per crearlo, ok? Quindi non è così semplice. Cioè, nel senso, se segui degli script specifici, e ti consiglio chiaramente di seguire degli script specifici, richiede un po' di tempo. La cosa importantissima è, diciamo, devi creare un divario netto. Quindi devi essere contro qualcuno assolutamente e per qualcuno. Ok? Come posso dirti? Allora, se io chiaramente dico odio gli, non so, posso, odio i cani per dire, li amo, però per dire, se io dico odio i cani e vado in rete,
Sto praticamente contro chi ama i cani e sto dalla parte di chi odia i cani. Ok? Per farti un esempio molto stupido, però per farti capire, devi essere contro qualcuno e per qualcuno, cioè è una conseguenza. Se sei contro qualcuno, automaticamente sei con qualcuno. Ok? Quindi diciamo, questo è un po' quello che devi creare. Ad esempio, chi utilizza ClickFunnels, chi utilizza GetResponse, eccetera. GetResponse non va bene, ClickFunnels, scordatelo, che è Builderall. Per farti capire, esempi molto, molto stupidi, però comunque capisci il senso. Di base Ok. possiamo dare una piccola tecnica, nel senso ci sono la tecnica delle 4D, no? Che il copy deve essere divergente, nel senso che deve dividere il pubblico in due parti. Quindi Esatto, proprio quello quando che ho scrivi detto. cioè l'headline, cioè il testo oppure il titolo, come vuoi chiamarlo, insomma, devi dividere in due parti il pubblico che lo legge. Quindi una parte deve pensare, ah, questo fa per me. Invece l'altra parte deve dire, no, ma questo sta dicendo una cavolata. Poi deve essere comunque disturbante, nel senso devo creare un'emozione, sia positiva che negativa, comunque deve creare comunque un'emozione, deve attirare l'attenzione, no? Deve essere diversa dalle altre. Capisco che non è facile scrivere qualcosa di questo tipo, però comunque se provate, riprovate, insomma, ci potete anche riuscire. Poi l'ultima deve essere dedicata, nel senso quando qualcuno la legge si deve identificare in quello che scrivete. Esatto, e qua ragazzi ci agganciamo al discorso che faccio sempre, dovete entrare nella testa delle persone. Ascolta queste parole, Mirka. Allora, se tu promuovi Builderall per chi fa affiliate marketing, cioè non è difficile immaginare nella mente di chi fa affiliate marketing che cosa vorrebbe. Vorrebbe guadagnare, vorrebbe strumenti semplici, vorrebbe avere tutto a disposizione, vorrebbe chiaramente pagare poco per i tools. Quindi tutte queste cose, Mirko, raggruppale e falle tue, nel mettere nella sponsorizzata, nel funnel che va a creare, ok? Quindi questo è importantissimo, vorrebbe guadagnare, quindi sei stufo di non guadagnare nulla e tutte queste altre cose qui. Oppure vorresti aumentare i tuoi profitti provenienti dall'online e cose di questo genere. Comunque, dicevamo, ok, le 4C, le 3C. Allora, prima di... Questo è un messaggio rivolto, ragazzi, prevalentemente a tutte quelle persone che spesso mi chiedono: Andrea, ma se pensi che se io faccio così vada bene? No, ragazzi, non va bene perché se mi chiedete a me se può andare bene, io chiaramente non ho le palle di cristallo, ok? Quindi non posso sapere se va Non hai bene proprio le palle, diverso. o sbaglio. Non hai proprio le palle. Eh? Esatto. No, due ce l'ho, ma non sono di cristallo, che è differente. Allora, comunque, battute di piatta a parte. Chi? Ok? Come? E cosa? Quindi, più che ho invertito. Allora, a chi vendete, quindi a chi vi rivolgete? Che cosa Ragazzi, questo è vendete? importante, cioè, sembrano tre fesserie, ma questo è fondamentale. Si legge? Sì, si legge, poco ma si legge. Quindi, ripeto, a chi vendete? Che cosa vendete? Come gli vendete quel qualcosa a quel qualcuno? Quindi chi? Cosa e come, ragazzi? Ok, ricordatevi, il come deriva dal cosa e il cosa deriva dal chi. Ho fatto un post proprio ieri, no? Pubblicato sia sul mio profilo sia sulla mia pagina. Ragazzi, voi se non sapete, voi sapete soltanto il cosa vendere, ma non sapete a chi venderlo, quindi chi è il vostro pubblico di destinazione e né sapete come venderlo, il cosa vale zero, è come se non avete nulla. Ok? Stesso discorso, ragazzi, se sapete come vendere, ma non avete il cosa e non sapete a chi. È un po' impossibile perché è chiaro che se non avete il cosa non potete sapere come venderlo, ok? Neanche a chi venderlo. Cioè, quando manca anche una sola cosa di queste tre, voi ragazzi siete impossibilitati a vendere per definizione. Per definizione, ok? Non è che lo sta dicendo Andrea, è così perché è così.
Quando non sapete una di queste cose, ragazzi, voi non fate altro che andare a caso. Andare a caso non è una strategia, non lo è mai stato e non lo sarà mai. Ok? Quindi a chi vendete, che cosa vendete e come glielo vendete. La cosa più importante, ragazzi, è come glielo vendete. Ok? Perché dovete vedere come vendono gli altri. Generalmente dovete sempre fare l'opposto di quello che fanno gli altri. Io ripeto, dovete andare contro qualcuno ed essere per qualcuno. Ok? Ragazzi, ad esempio, nel network marketing, se voi andate contro la lista nomi, vi faccio un esempio, create un divario netto. Cioè, chi ama la lista nomi e chi odia la lista nomi. Ok? Quindi, se voi andate contro la lista nomi, chiaramente, chi ama la lista nomi lo avete contro. Chi odia la lista nomi sarà con voi. Quindi, io andate a prendere tutta quella fetta che odia la lista nomi. Ok? Poi, anche lì, bisogna vedere, perché chiaramente, generalmente, chi odia la lista nomi non è sempre così, però generalmente rischiate di andare a creare un contenitore vuoto, nel senso di persone che magari si aspettano che online sia tutto automatico, reclutamento automatico, eccetera, eccetera, quando chiaramente è così relativamente, nel senso che poi alla fine del gioco, alla fine del cerchio, ciò che chiude il cerchio siete voi, ok? Un funnel non chiuderà mai il cerchio al posto vostro, perché le persone entrano nel network quando hanno una squadra, quando hanno un qualcuno che li segue. Quando sanno che c'è qualcuno che è in grado di seguirli, altrimenti il funnel non fa nulla, ragazzi, perché dopo il funnel chi c'è? Non c'è niente. Quindi iniziate a vedere le cose da questo punto di vista, anche per quanto riguarda Builder, Builder è la stessa identica cosa. Ci saranno sicuramente persone che entrano e dicono: ok, me la sbrigo da solo, non me ne frega niente. Ma voi non guardate le mosche bianche, discorso che faccio sempre, guardate la maggioranza, che sono le persone che non sanno fare un tubo e che quindi voi dovete seguire, dovete insegnargli che cosa fare e come farlo. Perché non è tanto il cosa fare, ragazzi, ma il come farlo. Ok? Sono capaci tutti a dire: ok, devi fare un funnel e basta. Sì, ma come lo faccio? Che dico nel funnel? Cosa deve contenere quel funnel? Tanto per dire, no? Non è tanto il cosa quanto il come farlo. Domande, Gabri? Sì, ma non l'ho capita, nel senso, se Mirko può essere più chiaro, perché mi chiede, non so, vedi se la capisci tu, tipo, per le app, come si fa a ottenere l'autorizzazione da Facebook per inserire l'ID della fanpage sull'app? L'app, non lo so, Mirko, non lo so, queste cose non le ho mai fatte, Per le non lo so. app, penso per Builderall, le app di Builderall. Non lo so, sinceramente non lo so. Ma dici il chatbot? Il chatbot sta nell'applicazione di può darsi i permessi di. No, credo Non si lo riferisca so, proprio là. Mirko, specifico. Comunque, capito, ragazzi, fate attenzione a tutto quanto, non date nulla per scontato, non perdete tempo a segmentare troppo perché non vi serve a niente. Non vi serve assolutamente a niente, anche perché segmentazione al di fuori di pixel e pubblici personalizzati e pubblici simili sono nulla praticamente, valgono zero perché non servono a nulla. Dati di Sì. fatto, ripeto, non lo dice Andrea, dati di fatto provati e riprovati. Cioè l'alimentare qui sotto casa c'è una frustruzione pazzesca. Vabbè, non ci Chatbot. interessa. Vabbè, chiede, quindi lui, Mirko diceva chatbot. Ah, ho capito, forse intendeva l'autorizzazione della piattaforma Messenger sulla pagina, quella intendevi? Il broadcast praticamente è diventato disgraziato Facebook, nel senso che quando vai a fare la richiesta dei messaggi che andrai ad inviare alle persone, non fare riferimento né a siti web o a blog, perché a quel punto ti dice: ok, allora promuovi, quindi spendi soldi in advertising, non ti serve il broadcast. No, Ok, vabbè, quindi. lui chiedeva per la creazione di app Android, quindi no, tutta un'altra cosa. Ah, no, no, non lo so. Non lo so, amico, non ho mai fatto queste cose, sinceramente. Stavamo dicendo, ragazzi, non sono i tecnicismi che vi fanno vendere. No. Vi fa vendere trovare un target e vendere a quel target quello che quel target vi chiede e sapere come venderlo. Esatto, e generalmente ragazzi, errori che fanno tutti praticamente, errori che ho fatto anch'io, io non sono esente, in passato l'ho fatto anche io a chiare, altrimenti non ero qui. Attivare una campagna, lasciare una settimana credendo o autoconvincendosi che una settimana è sufficiente per vedere se la campagna o il funnel va bene o va male. E chiaramente ragazzi, con una settimana è difficile vendere.
Ok, quindi lasciatela attiva un mese, 2 mesi, lo so, ci dite una spesa e poi ragazzi, un investimento. Nessun investimento è sicuro. Però se voi la lasciate una settimana e poi la stoppate, quella non fa nulla, è come se non avesse fatto niente, ragazzi. Quindi lasciatela andare. Sia la sponsorizzata, sia il funnel, lasciatela andare. Non state a cambiare le virgole, eccetera, lasciatela stare. Perché una settimana non è sufficiente per farvi capire se quel funnel o quella sponsor va bene oppure no. È pur vero che comunque a punteggio di pertinenza lo vedete, se avete 8, 9 o 10 va bene, ok? In base a come reagisce il pubblico. E non curatevi di quei deficienti che commentano su tutte le sponsorizzate, perché è normalissimo. È chiaro, se andate contro qualcuno è normale che ci sarà qualche idiota che commenta sotto. È normale che magari vi manderà pure a quel paese. È normalissimo, deve esserci, che poi non No, fanno quando altro ci sono vuol dire che stai lavorando della bene. campagna. Dico, quando iniziano a scriverti qualcosa di brutto, vuol dire che stai iniziando a lavorare bene. Non è Esatto, uno scherzo, eh. quindi lasciate. Generalmente poi stoppano tantissime persone, per cui una mia cara amica che ha iniziato, poi no Andrea, ma io ho ricevuto tanti commenti, si è buttata giù praticamente, basta, ha finito, perché adesso è in pausa e vabbè. Comunque, A per altri motivi. proposito di sponsorizzata, Andrea, possiamo vedere quella di Giusy? Sì. Così, visto, vediamo il cerchio delle sponsorizzate. Va bene, Giulio, vieni nell'Academy, Sì, vieni la live. metto. Ragazzi, guardate Ok. che capito. Sei dentro, è Giusy? Quindi puoi condividere lo schermo e possiamo vedere la tua sponsorizzata. Non so se ci senti? Ragazzi, non so se mi sentite voi, Sì, perché vedo. perfetto. Ok. Vedevo la pagina diversamente, non riuscivo a capire da dove entrare. Allora, io ho fatto partire una sponsorizzata ieri, è la prima volta che la faccio, quindi sono andata un pochino basandomi su alcuni ragionamenti che ho fatto prima. Ve li spiego, non so se sono corretti o sono sbagliati. Nel frattempo che vi porto sulla pagina della sponsorizzata, ecco. Allora, il discorso è questo: io nelle scorse settimane ho fatto diversi post che riguardano sempre un certo tipo di prodotto e li ho mandati in giro sui gruppi, ospedali, si dice usualmente. Rispetto a questi post, diciamo legati sempre alla stessa pagina di vendita, ho visto quello che aveva ricevuto più interazioni, più copertura, più tutte queste cose di qua. Ho scelto quello e ieri ho fatto partire una sponsorizzata. Ok, la difficoltà che ho avuto è nel praticamente stabilire gli interessi, perché io volevo mettere degli interessi, secondo me, che potevano essere, diciamo, pertinenti a quel tipo di sponsorizzata, però non riuscivo bene a trovarli. In realtà io ho cercato di intersecare tre aspetti e ho preso quello che dei tre aspetti, ho preso il pubblico che aveva entrambi gli aspetti in comune. Forma fisica, nello specifico, non so se vi devo aprire qualcosa perché poi non riesco adesso ad entrare e a vedere gli Se interessi. ti va di farci vedere il posto che hai fatto? Come, da dove ci entro? Come? Su inserzioni. No, no, giù, 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 giù. E panoramica account, campagne, gruppi di inserzioni, inserzioni. Vai su inserzioni. Oddio, Proprio. aspetta, 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 aspetta. Freno, freno. Ripeti, perché non ti ho Sopra. seguito. Sopra. Vedi dove è? Esatto, lì su, esatto. No, giù. Vedi campagne? Sì, ok. Ok, accanto, accanto, Ah, inserzioni. Ok, inserzioni, sì, scusa. no, di niente. Questa. Allora, praticamente si tratta di una landing page Vai su unita modifica. a una pagina di vendita. Semplice, semplice. Clicca su modifica. Ok. Vediamo se riesce a. Ah, da qui riesco a rivedere gli interessi che ho impostato. Gli interessi li vediamo prima, non Interessi all'inizio. su gruppi di inserzioni. Comunque adesso li vediamo. Ok. Allora, questo è il post. Ho messo un target molto ristretto per la verità, forse contrariamente a quanto specificate voi. Non so se. Allora, vediamo un attimo.
apro. No, non te lo apre con questo. Ah, ok. Quindi tu che cosa stai vendendo? Allora, è un integratore che accelera il metabolismo. Ok, quindi per dimagrire in poche Sì, anche quello. parole. È un prodotto in affiliazione che mi dà una commissione, l'ho calcolata, ho cercato di fare una sponsorizzata, sperando di essere fortunata e rientrare nei costi a breve, diciamo a breve, almeno quantomeno. Andare a Roy. Sì, perfetto. Esatto. Allora, Posso chiedere quanto, cioè, quant'è la, cioè, quanto prendi su una vendita? Quindi 20 euro 20, prendi 20 euro. Tu quindi per su ogni una vendita, singola vendita. quindi tu devi comunque spendere meno di 20 euro per guadagnare, per andare a Roy. Questo già ti Sì, almeno stai coprire il costo, attrezzando. spererei, voglio dire, neanche. Però va Claro, puoi pure bene. guadagnare 1 euro, però se fai 100 vendite sono 100 euro. Non è quello. L'importante è che vai in positivo. Sì. Però, Il cioè. discorso è questo, che siccome la prima sponsorizzata praticamente è Facebook, non mi ha fatto fare una sponsorizzata per conversione, come dicevo io, quella era la mia intenzione. Invece mi ha detto che la prima volta devo almeno spendere, credo, 10 euro e portare traffico alla Conversione non la puoi pagina. fare perché non hai fatto una conversione. Cioè, nel senso, tu prima fai la vendita e poi dopo inizi a fare le sponsorizzate per conversione. Ci Ah, sei? ok, ho Cioè, la capito. Allora in quale conversione può senso? essere la vendita, può essere pure che ti lasciano la mail. Però noi, io e Andrea, consigliamo sempre di fare campagne per conversione un po' più efficaci, quindi di farle quando tu hai venduto, quando loro sono atterrati sulla pagina delle Ho richieste. capito in quale senso. Sì, io l'avevo inteso in modo diverso, invece. Ok, comunque alla fine ho fatto una campagna per traffico. E ho inserito un pubblico. Allora, scusa se ti interrompo. Se vai Sì, fai. sulla colonna di sinistra 35-50, andiamo a Sì. vedere il target. Ok. Sì. Così vi spiego perché ho messo questo target. Perché oggi praticamente cosa volevo fare? Volevo entrare su Audience Insight e vedere se, insomma, le caratteristiche di quel tipo di pubblico che ho scelto io. Perché ieri non l'avevo fatto, però non riesco a ritrovare gli interessi praticamente che ho inserito io nella sponsorizzata, per cui non ho potuto fare questa ricerca. Infatti non ci sono tutti in Facebook Insight. Diciamo ti do quelli un po' più generici. Però Infatti. quello ti serve più che altro vedere, insomma, l'età, il sesso, magari le pagine che guardano, se ti dà un'idea un po' generale di quello che è il tuo target, Allora, dunque, portare su un sito web, perché intanto ho fatto la pagina, ho messo 3 euro di budget giornaliero, non so se può andare bene. Pubblico. Allora, per pubblico io ho scelto un pubblico di donne 35-50, italiano, la lingua va bene. Allora, come interessi, io ho messo questi qua, perché ho capito, ho visto da qualche parte, ho letto che se li metto ai riquadri separati, io prendo tre insiemi e poi lui, Facebook, mi estrapola la parte di pubblico che hanno in comune tutte e tre le caratteristiche che io ho messo qua. Ok, Sì, li vai a intersecare, certo. per cui io ho cercato di prendere quelle persone che si interessano alla forma fisica, si interessano alla piperina perché è uno degli ingredienti che accelera il metabolismo ed è contenuto qui in questo integratore. Poi, come comportamenti, ho inserito acquirenti coinvolti e promozioni commerciali, cioè quelle persone che interagiscono che hanno questo genere di comportamento. Non so se sono andata No, no, fuori. diciamo, la campagna non è fatta male assolutamente. Quindi tu ti stai rivolgendo con quel copy a persone che comunque fanno attività fisica, però comunque Sì. non E ottengono risultati sperati, in poche parole. quelli che fanno attività fisica e che vogliono accelerare i risultati, perché non è il messaggio non è prendi l'integratore che dimagrisci, il messaggio è fai attività fisica, cura l'alimentazione, accelera un pochino il processo con gli integratori. Questo voleva essere il messaggio.
Ok, poi loro una volta che cliccano, dove vanno? Vanno sulla pagina di vendita. Lo so, Diretta, quello che sta. banale proprio. Sì, c'è una landing page esplicativa un po' che cerca di coinvolgere l'utente e dopo sulla pagina di vendita. So benissimo che avrei dovuto mettere una opt-in page per catturare il contatto e per dargli qualche cosa di gratuito, però ero un pochino a corto di fantasia sul discorso gratuito in questo No, ma senso. ci sta, l'abbiamo fatta pure noi, cioè nel senso ci sta, è normale. Però vabbè, non è fatta male, nel senso chiaramente, cioè qua vai a pescare proprio, cioè le puoi fare le vendite, però stai lavorando non da professionista, quindi rischi poi, io ti auguro di vendere, però rischi poi di non vendere, capito? In che senso non da professionista? Ma da Dovevo catturare il professionista comunque contatto. tu il contatto lo devi prendere, cioè, Sì. punto. Lo puoi In prendere con effetti io l'email, volevo lo puoi inserire prendere un col modulo corso. dove regalargli una guida sull'alimentazione sana, sul metabolismo, ecco questa. Ho avuto qualche difficoltà a Però trovarla perché onestamente scrivere una guida sull'argomento non sono, diciamo, preparata e quindi volevo prendere una guida gratuita e stavo cercando, ecco questo. l'importante, Giuse, è che la guida comunque venda il prodotto che promuove, altrimenti è inutile, non serve a niente. Quello che spiegavo prima, la lavagna, nel senso, sia che sia un ebook, un video corso, un webinar, deve vendere. Se non vendete, non venderete, è normale. Vabbè, ma una guida specifica che vende questo prodotto non c'è. Lo so, la dovresti fare Io tu, infatti. posso prendere una guida specifica sul metabolismo lento, per esempio, o sull'accelerare il metabolismo. Magari non, la dieta non la puoi fare assolutamente. No, no. Però Facebook non mi ha fatto problemi per accettare la campagna. No, l'hai fatta pulita, l'hai fatta molto tranquilla. Possiamo vedere la landing, ti va? Da Sì, e da dove la apro? Da qui o dove da vuoi, anche Biderol? se ce l'hai da build. Quello che dicevamo prima, no? Quindi tu a chi vendi questo prodotto? A persone fisiche, le persone che fanno attività fisica che comunque vogliono accelerare il metabolismo, Che in no? qualche modo curano la Ok. propria persona e quindi però che hanno bisogno di un aiuto in vista dell'estate, vogliono accelerare un pochino il Certo. processo, ecco. Devi solo migliorare il come. Il come, in che senso? Nel senso, comunque tu il cosa ce l'hai che è il prodotto per accelerare il metabolismo? Sì. Il chi l'hai trovato, il come, devi capire, insomma, devi ampliare un po' la strategia di vendita. Perché se tu vendi così, nel senso tu, questo, cioè le persone che comunque ti vanno a cercare, tu non stai facendo neanche retargeting, capito? Cioè comunque è lì che poi vai a vendere. Cioè non hai messo un pixel, cioè quello, cioè nel Sì, il senso, pixel l'ho messo nelle ok, magari puoi pagine. fare un retargeting alle persone che atterrano. Allora, ancora devo capire come fare retargeting, però il pixel l'ho messo anche nella pagina di vendita del network di affiliazione e il pixel che lascia il contatto è quello che compra. Ho messo i due pixel, adesso io non, nel tecnico non so andare, comunque ci sono due pixel diversi. Per quando lasciano il contatto e per quando comprano, e li ho inseriti nelle pagine di vendita. Ok? Hai grado i pubblici? In che senso? Il pubblico personalizzato di ogni pagina l'hai creato? No. Ok, senza quello il retargeting è impossibile praticamente, perché il pixel che cosa fa? Monitora tutte le persone che atterrano su quelle pagine. Poi quando nella fase di creazione di campagna, quando vai, quando inserisci quel pubblico personalizzato, appari soltanto davanti a quelle persone. Capito? Quindi c'è in un certo senso è come ecco, le segmenti, le marchi come le mucche e poi le retargeti su Facebook. Ok? L'importante è che il messaggio è sempre quello, quindi accelera, non so, adesso sto dicendo una cavolata, accelera il tuo metabolismo, accelera questo, accelera quell'altro, ok? In base a quello poi a che serve il prodotto, insomma. Ecco. Però il messaggio che sia sempre quello che deve entrare in testa, ok? Perché me l'ha spostato? Quindi questa è la landing, giusto? Sì. Ma il prodotto non ti offre adesso un video, un qualcosa? Sì, solo che ho aperto la pagina di modifica. Aspetta un attimo. Qua.
Allora, c'è la landing page del prodotto. Sì, all'interno veramente c'era un altro tipo di landing page, di sales page dove c'era un video, ma nel video non ero io ad apparire. Per cui ho preferito veramente una landing page, una pagina di vendita senza il video. Fatto male? No, no, è una strategia che hai deciso di attuare, non è affatto male. Questa è la pagina, la landing page praticamente. Quindi loro poi cliccano su scopri subito come Sì, c'è e solo vanno questo tipo di sulla tasto. Solo alla sezione. fine ho inserito la scelta di alcuni altri prodotti, ma non... all'inizio non li avevo neanche messi. Avevo lasciato solo su scopri subito come perché volevo che comunque avessero solo un'opzione di scelta. Vai su scopri subito come. Perché adesso è la pagina loro di acquisto, giusto? Sì, questa è una pagina del network di affiliazione. La forniscono loro. Quindi qui comunque non puoi neanche mettere il pixel se non Sì, sbaglio. ci può mettere. Ah, lo puoi mettere? Ok, Sì. perfetto. E Lo puoi l'ho mettere. messo. Ok, quindi ti puoi tracciare anche qui Ho un messo po'. i pixel, si chiama on sale, insomma, quello che riguarda la vendita. Chi inserisce dati qua viene tracciato da questo pixel. Diciamo che è un preacquisto questo. Ora non mi ricordo bene come l'ho impostata, comunque sì. Praticamente Quindi insomma tu il puoi pixel creare si tutto. attiva quando l'utente compila il modulo qui in fondo, inserisce dati e il pixel si attiva e lo traccia come acquisto e scatta chiaramente poi la commissione. Una volta che ha inserito i dati, ha completato qui l'ordine. Ok, però nel senso tu comunque qui il pixel l'hai inserito, giusto? Sì, Quindi sì, puoi sì. crearci, cioè nel senso tu vabbè, non chiedi comunque l'email, però se tu ti crei almeno un pubblico personalizzato qui su questo Questo pixel. però non so come farlo, perché onestamente non... Cioè io l'ho messo, come mi diceva la guida del network, prendi il pixel questo tipo, inseriscilo qui, completa, insomma, ho fatto la Ma è procedura giusto, così. lo fa fare proprio per questo motivo, per fare Sì. retargeting. Perché tu Però... puoi fare retargeting a queste persone che sono arrivate su questa pagina. Sì, però Va quel bene? discorso che diceva Andrea del pubblico personalizzato non lo so, cioè possiamo vederlo forse al limite, Sì, ma io non... vai dove stavi prima la campagna. Così magari lo vedono gli altri e capiscono pure. Scusate, Vai il mio è dove un c'è. po' lento, quindi sulle campagne? No, su sopra, in gestione inserzioni, in alto a sinistra. Sì. Pubblico, do sotto risorse, destra, destra, destra. Ok, Pubblico. sì. Perché io ho difficoltà in realtà a distinguere bene quello che si riferisce al pixel del account pubblicitario, quello che si riferisce al pixel della pagina. Io ho qualche difficoltà No, e il guardo pixel è i solo numeri. dell'account pubblicitario, non c'è il pixel della pagina. Io ogni volta che ho messo i pixel, perché li ho sempre messi nelle pagine che ho pubblicato, li ho presi Fai, crea da... pubblico. Blu. Ok. Pubblico personalizzato. Tu hai inserito il pixel dell'account di Giusy Amara, giusto? Sì. Ok, perfetto. Qual era qua Andrea che l'hanno cambiato? Non mi ricordo. Traffico sul Era sito web. traffico sul sito web, il primo in alto a sinistra. Qua ci possiamo mettere l'URL della pagina dell'acquisto, no Andrea? Questo che pubblico è? Questo è il pubblico della checkout, quello che ti ha fatto te prima. Gliela fai vedere un attimo di nuovo? È questa qui. Quindi Ok. Sì, il link è prendi questo. questo link. Questo qui sopra, Sì. direttamente. Sì. Vado su Crea. Sì.
macchina pubblico. Solo che comunque qua ti ha fatto creare un altro. No, vabbè, non l'ha fatto. Ma ha detto che ha creato un altro pixel. No, ho creato un altro pixel. Quindi dovresti mettere questo pixel qua che stai creando adesso su, quel, su dove l'hai messo prima. Sulla pagina di vendita? Sì, e devi fare la stessa procedura, però devi mettere questo pixel qua. Ok? Ah, ok. Allora prendo stesso discorso, installa pixel manualmente e lo inserisco nella pagina di vendita. Ok, Sì. allora mi lascio la pagina aperta. Se E io la poi chiudo, dove vado a ritrovare no, questo puoi pixel? fare pure, può fare, lo può creare già, no, Andrea? Tanto poi lo fa dopo, giusto? Che cosa? Il pubblico. Sì. No, Se fa vabbè. nulla, riesce a crearlo? Aspettate, aspettate, se io chiudo questa pagina, come vado a ritrovare questo pixel? Questo è il mio problema. Vabbè, se no te lo copi, se no ce la fai a metterlo subito? O è una procedura complicata? No, devi fare perdere tempo. Prendo il pixel, installa pixel, ma no, autonomo, sì. Ok. Sì. Sì, Vado qui. quello lì. Poi Copio questo. quando tu prendi l'altra parte, devi prendere inizio di acquisto. Vai su continua. Ah, ok, perfetto, vai. Poi te lo metti dopo, tanto l'hai copiato. Sì. Cosa devo fare? Quindi fai allora, tutti i visitatori del sito web. E Però vedi, poi. non funziona il pixel, È perché? perché non è attivo, certo, è spento. Se io do un Dovrebbe. nome qui, capisco che è il pixel dedicato a questa pagina. No, ti crei quello è il nome del pubblico. Però riesco a identificarlo se gli Sì, do un nome. se vuoi si vede. Pubblico inizio di acquisto, metti giù. Non ho capito, ripeti. Pubblico inizio di acquisto, metti. Ok. Ok, poi vai sopra. No, 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 sopra. Tutti i visitatori del sito web, vedi? Sotto. Sotto. Sì. Ok, clicca lì. Scrivi una lettera qualsiasi. Perché Scrivi non ha V. più? Scrivo il nome del sito. Ah. Visitatori? No, persone che hanno visitato pagine web specifiche. Ok, la seconda, brava. Eccolo. Uguale. Contiene? Clicca su contiene. È uguale a? Qui dentro ci metti il link della pagina della checkout del prodotto, quella di prima. Ok. Dopo diciamo dove prendere il pixel, dopo che hai creato il pubblico. Ah, allora lo posso ricopiare perché sennò perdo il pixel che ho copiato prima. Sì. Ok. Poi crea pubblico, lascia stare quello che dice sotto perché tanto ok. 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 Fine. Addirittura. Scusate, ma a volte la linea non No, no, si no, sente. vabbè, tranquillo. Quindi mo qui devi prendere il pixel, chiaramente, lo devi inserire nella In pagina. quella pagina di là che abbiamo Sì. detto prima. Solo vorrei capire come vado a recuperare il pixel di prima. Ok, vai su, c'è libreria delle risorse. In alto a sinistra. Sì. Vai a pixel. Cioè io adesso ho un altro pixel praticamente, se non capisco male. Però strano che te l'ha fatto Perché lei ricreare. sta in business manager. Ah, ok. Succede? Vai
sotto, mi sa che no, quell'altro. Dovrebbe essere questo. No, vabbè, non penso sia quello perché c'è 60. Come l'ha chiamato? Sì, quello dovrebbe essere perché ci sono state delle interazioni. Questo è. Il pixel che io ho messo nelle pagine è questo. Sì, però quello poi te l'ha fatto creare un altro, no? Tu quello devi inserire. Ah, quello che mi ha fatto creare poco fa. Ecco, questo qui dovrebbe essere. Nessun Hai quasi evento. finito, completa la configurazione. Forse questo. Visualizza le istruzioni di configurazione. Eh Aspetta, sì, c'è. pixel di Giusia Mara, dovrebbe essere questo. Visualizza. Ma non si possono distinguere con un altro nome. Gli puoi dare il nome che vuoi. Ok. Ok. Ho capito, dove mi dice continua la configurazione, E comunque è comunque questa. guarda, il numero del pixel ce l'hai sempre sopra. Poi se proprio ti perdi, scrivitelo e vedi qual è, capito? Sì, Stai quello che sotto. ho messo nelle pagine me lo ricordo, i 3-4 numeri finali me li ricordo per distinguerlo dagli Basta altri. guardare gli ultimi quattro. Ora però questo qua sarebbe un altro Eh praticamente. sì, perché noi ne abbiamo creato uno nuovo. Ok, che va solo nella pagina di vendita. Sì, ricordati che tu c'hai il pixel, quello tuo di creazione, inserzione, quello classico associato alla pagina. Poi Quello c'è dell'account pubblicitario. quelli degli account pubblicitari creati dentro Business Manager. No, allora, account pubblicitario uno solo ce n'ho. Ok. Mentre per gli altri pixel li avevo creati in passato, ma non li uso perché erano stati dei tentativi che facevo per capire. Quindi quello che uso è il pixel dell'account pubblicitario. E adesso ho quest'altro che è quello della pagina di vendita. Poi sai che devi fare? Una volta che tu installi tutto quanto il pixel con l'ultimo dato che è comunque inizio di acquisto, te Sì. lo metti nella pagina della checkout, poi vai in incognito, ci vai sopra e poi così ti attivi, vedi poi se il pixel diventa verde sui pubblici personalizzati. Ah, ok. Cioè la prova che in genere chiede per vedere se è attivo questo qua. Ma con Google Helper non si vede quello Sì, se è attivo? anche. Ah, C'è il pixel ok. helper. Sì, Sì, ce ok, allora l'ho. usa quello direttamente. Faccio le prove. Va bene. Allora, Comunque. io quello che magari mi lasciava in dubbio è la quantità di persone di pubblico. C'è chi dice grande, c'è chi dice ristretto e poi vai a scalare, come dicono, ora sto scalare, c'è tutto un dire. Qual è la... Ci fai vedere i dati della campagna, come sta andando? Ci sei andata prima? Su gestione inserzioni? Sì. Allora, guarda, io con l'organico ci ho ricevuto più click, onestamente. Poi gruppi, no? Sì, però non ha comprato nessuno. Ma molte Dovrebbe essere interazioni. Allora, però vuole tutto. capire una cosa, la copertura, che tutto in una volta è aumentata tantissimo, e anche le interazioni, tutto sommato, però nessuna vendita. Che vuol dire? Allora, vuol dire che è difficile vendere, cioè, diretto così, proprio sparato, proprio difficilissimo. Ah, ok. Tu hai speso comunque 1,90 euro oggi. Sì, mi dice che 11 centesimi quando cliccano sul link. È alto o basso il No, no, costo? benissimo, è poco, nel senso, però non devi mai valutare il click, nel senso perché puoi spendere pure un centesimo a click, però se non compra nessuno te lo tiri in testa quel centesimo. Certo. Se tu magari spendevi pure 1 euro a click, però con 10 click vendi, che te frega che è un euro, capito? Chi lo dice? Nel senso bisogna sempre valutare poi alla fine, cioè costi e ricavi. Se tu spendi 20 euro e fai una vendita, ok, sei a paro. Certo. Che so un centesimo a click o 10 euro a click, non te ne frega nulla. Dopo Esempio, le impression cosa sono? l'impression, quante volte la tua sponsorizzata passa davanti alle persone, però loro non c'è, cioè solo un'impression, quindi loro la vedono, però scrollano, vanno Ok. Rapporti 18 click. avanti. Ok, possiamo vedere il voto, no, Andrea? Il voto di pertinenza. Sì, allora io lo vedo sempre da telefono, quindi sinceramente dovresti andare su... Dovresti andare a No, inserzioni sempre. sul report, no?
No, no, di solito lo fa vedere. Vabbè. Allora, Io prima devo. praticamente su 14 clic sul link, E quattro fuori con la persone erano arrivate alla pagina barretta di vendita. Non so se questa proporzione. grigia. E vai con la barretta grigia verso destra, così vediamo le Aspetta che sposto questa. altre. No, 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 qui. Cioè, dove stavi prima? Hai visto questa barretta grigia che ti fa andare a destra per vedere le Ah, altre sì, ho capito. Ok. cose? Cosa guardiamo qua? No, volevo vedere. No, mi sa che allora sta in gruppo inserzioni, dovrebbe esserci da qualche parte. Il voto di Aspetta pertinenza. che sia in report. Io da Ah no, computer. vedi il report, magari mi ricordo male. In Da computer. alto, suggestione No, no, inserzioni. qui sempre in basso, no, no, sotto. Oddio. Report. Ah, qua, report. Lo devi inserire però, Andrea. Sì. Ma io non lo so, Gabriele, perché faccio. Io vedo sempre da No, ma di telefono. solito c'è, perché io quando faccio le campagne lo trovo. Vedi un attimo sul gruppo inserzioni se te lo dà. Ok. Sempre su report. E allora non ce lo dobbiamo inserire, lo fai su. No, fai Dettagli, su dettagli, dettagli. dettagli, dettagli. Allora, in base a. No. No, no, no. Queste colonne. Dov'è colonna? Colonne, scusa, prestazioni. Caspita. Personalizza colonne. E dov'è? Ti dovrebbe uscire Oh, cavolo. la personalizzazione, tipo ti aggiungi o togli le voci. Riprova. Ah, oh. Ok, vediamo se c'è il voto di pertinenza, se lo riuscite a leggere. Tu lo vedi, Andrea? Valutazione di qualità, tasso di coinvolgimento, tasso di conversione. Pression. Vedi i post della pagina, interazione, conversione, impostazioni. No, vedi un attimo qua a sinistra, sotto a prestazione, interazione, schiaccia su post, ci puoi schiacciare su queste voci? Sì. Schiaccia su una alla volta. Allora stiamo cercando voto di Sì, per. stiamo Ah, ma qua è cercando. lunghissimo. Punteggio di pertinenza dovrebbe essere. Perlomeno così si chiama su smartphone. Sì, punteggio di pertinenza. Vedi un Ah. attimo su cerca. Sopra, in alto, sopra, cerchi. Scrivi punteggio. Qua non c'è. Siamo voto? Se no dopo lo cerco io. Ragazzi, non. Comunque lo devi cercare, ti deve dare, deve essere almeno sopra l'8 il voto. Non Ah, c'è. ok. Ah, Giussi, fai una cosa. Se vai su nel Play Store di Android e ti scarichi gestione inserzioni di Facebook. Ok, così lo vedo dallo Da smartphone. telefono. Lì te lo dà proprio come parametro. O il gestore delle pagine, da lì si funziona No, no, oppure no, no? lì no, lì no, è gestione inserzioni. Ok, va bene. Allora lo scarico dal telefono e cerco il voto di pertinenza o comunque Punteggio punteggio di pertinenza. di Deve pertinenza. essere dall'8 in poi. Sì. Noi quello che ti consigliamo, mo, per concludere, è comunque di fare retargeting. Infatti pure Carla ti dice che lei ha fatto questa campagna e ha venduto due così chiama? Curcuma? Ok. Curcuma, sì. Ok. Però cioè, non aveva fatto retargeting, ha speso 50 euro, ha fatto due vendite, quindi insomma in teoria ha perso 10 euro. Sì. Allora, il retargeting è fondamentale, quindi insomma è anche fondamentale catturare il Quindi contatto perché praticamente in teoria, se capisco bene, devo attivare subito una campagna di retargeting su questa.
Sì, tu gli fai un'altra campagna sempre di traffico, e ci metti il pubblico che hai creato prima, il pubblico personalizzato, non mettere né interessi né niente, fai un altro contenuto inerente alla checkout, magari guarda, codici, scrivi, compri adesso curcuma perché sta finendo, per dire, non aspettare altre settimane. E glielo sbatti sempre in faccia, no? Sempre, di continuo. Ok, ho capito. Va Puoi fare bene. pure 2 euro al giorno, non è 1 euro, come vuoi tu. Sì. Quanto deve durare quindi una campagna per vedere? Io dico che una settimana si capisce, però se nessuno Una compra in una settimana. settimana si capisce, in teoria sì, una settimana 10 giorni, comunque è un budget C'è un molto piccolo. prodottino semplice, non è una cosa. No, è un budget molto piccolo, quindi 3 euro al giorno, almeno una decina di giorni dovresti aspettare. Ok. Va bene. Diciamo che Quindi la teoria mi porterebbe a pensare che se comunque comincio ad andare a ROI, mantengo attiva la campagna. sì, poi Se mi devo svenare per questo se così. spendi 20 euro e fai due vendite vai a ROI di 20 euro, no? Quindi Sì. puoi in No, teoria due fare. vendite 40 euro sono. Sì, però 20 le spese, 20 le Sì, 40 le spese. certo. In teoria poi vai, scali la campagna, nel senso che la duplichi, oppure comunque la duplichi e aumenti un po' il budget. Quindi se adesso fai 3, se vai a ROI poi ne fai un'altra e fai 4. Certo. Fare di nuovo 3. Poi nella duplichi di nuovo, non fai 4, fai che Ah, so. perché non si manda avanti sempre la stessa campagna? No, perché se tu poi la modifichi, lui te la riparte da zero. Ah, quindi si duplica e poi si rifà. Ok. Sì. Bene, ragazzi, grazie. Di Il niente. discorso è che questo orario, scusate se mi permetto, è veramente malvagio. No, ma infatti Almeno adesso per quanto mi riguarda, io riesco spesso sondaggio. solo in registrato, è difficile che riesco a seguirvi in questo orario. Sì, infatti manderemo un sondaggio adesso su quale orario sia più giusto, insomma, perché parecchie persone ci hanno scritto che è un orario infatti fastidioso. Sì, è veramente bello quello che fate, però non è brutto l'orario. Ok. Ve lo volevo dire perché magari vedete poche persone in No, diretta, dico, ma è infatti questo? non si era prima, purtroppo non si era prima. No, Sì, adesso mandiamo un sondaggio, vediamo insomma quale orario sia più consono per tutti. Poi dalla prossima lezione comunque iniziamo a fare il discorso, a farvi capire insomma tutto il discorso del funnel, insomma delle strategie, continuiamo su quel discorso lì perché comunque sennò è certo. complicato. E poi create dei funnel, create delle campagne come ha fatto Giusy, insomma vediamo insieme così. Solo nella pratica riusciremo a farvi capire tutto il processo, perché comunque non è semplice, non è difficile, però ci vuole tanta pratica. Sì, ma c'è un mondo qua nel business manager, non lo Sì, so, dal mio punto di vista. però quello che devi capire tu come gli altri, cioè inutile che è un mondo, però le cose da fare sono quelle. Ti Sì. assicuriamo io, Andrea, che le cose da fare sono quelle. Cioè ne puoi fare miliardi di cose, ma sono quelle, sono 4-5 cose da fare, punto. Altre cose non vi servono, non vi servono. Ci Non vi serve prenderemo la mano avere. anche con questo. Sì. Poi abbiamo la fortuna che ci siete voi. Raga, complimenti, veramente. Ok. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? No, no, l'apposto. Chiuderei qui. Sì. Sì. Cosomai facciamo un sondaggio e poi cosomai cercheremo di cambiare l'orario, che dici? Sì. Sì, Ah, sì. beh, io direi di sì, voi ascoltate gli altri, è chiaro. Poi ci sono delle novità, ma comunque poi vedremo insomma con Salvatore settimana prossima. Ok. Clamorosa novità, ragazzi. Però ok. Muti come i pesci. E va bene così. No, Salvatore vi bacchetta. Sì. Va bene, Dai, ragazzi, io vi saluto. Una buon buona serata a serata tutti, e ragazzi. grazie ancora. Grazie per la presenza. Ciao, Giusy. Grazie, grazie a voi. Quindi, ragazzuoli, detto ciò, stay tuned, nel senso che prossimamente ci saranno delle novità molto molto potenti. Spero che Salvatore non se ne esca prima che l'annunciamo tutti insieme. Quindi per oggi è tutto. Spero la lezione vi sia piaciuta, ragazzi. Più che altro spero che abbiate capito più di qualcosa, perché altrimenti, voglio dire, è anche inutile che siamo qui. Anche perché, voglio dire, ragazzi, se non capite, fate domande. Se no, veramente, è veramente inutile l'Accademy, non ha motivo di esistere, ok? Anche perché lo facciamo per voi, non per noi. Quindi, detto questo, ragazzi, ci vediamo.
martedì. L'orario non si sa, vedremo. Qua ti dicono 9:30, vediamo, dai, facciamo un sondaggio. Va bene, vediamo, vediamo, vediamo. Rimaniamo intanto per il giorno, poi l'orario ci Sì, no, pensiamo. il giorno è quello, martedì e giovedì è quello. Ok, va Ciao ragazzi, bene? allora, buona Ciao serata. ragazzi.